Questo edificio storico è la sede del Liceo Classico Galileo. Ha quasi 500 anni di storia. La sua posizione è centralissima, a pochi passi dal Duomo, e i nomi dei grandi, che prima di noi sono stati studenti, ma anche professori della scuola, la rende uno dei licei più prestigiosi di Firenze. La storia del nostro liceo, come lo conosciamo, inizia nel 1878 con il decreto del re Umberto I, che sancisce la nascita del Regio Ginnasio Galilei, che 6 anni dopo diventerà anche liceo, il secondo in tutta Firenze. La nostra scuola ha ospitato fra i suoi banchi personalità eminenti della cultura italiana, come Tiziano Terzani, Oriana Fallaci, Giovanni Spadolini, Margherita Hack e Mario Luzi. Ma vediamo ora quando inizia la storia della nostra scuola. Questa è la chiesa di San Giovannino, adiacente al Liceo Galileo. La chiesa fu affidata nel 1557 all'ordine religioso dei Gesuiti dal Granduca Cosimo I. A fine Cinquecento, l'architetto e scultore Bartolomeo Mannati, per volere dei Gesuiti, ampliò la chiesa ed iniziò la costruzione di un collegio adiacente ad essa, l'edificio che adesso è il nostro liceo. Nel 1775, dopo la soppressione dell'ordine dei Gesuiti, il complesso passò ai padri Scolopi, che vi insegnarono fino al 1878, anno in cui l'edificio venne confiscato dallo Stato italiano con il decreto del re Umberto I. Oggi la sede delle scuole pie fiorentine dei Padri Scolopi si trova in via Cavour. Padre Eugenio Barsanti nacque a Pietrasanta nel 1821. Qui frequentò le scuole pie dei Padri Scolopi dai 6 ai 17 anni nel complesso di Sant'Agostino. Appassionandosi alla lettura della vita di Giuseppe Calasanzio, il fondatore dell'ordine degli Scolopi, decise di farsi Scolopio anch'egli. Si trasferì quindi a Firenze, nel complesso di San Giovannino, dove iniziò a insegnare matematica e fisica. Tra i suoi alunni ci fu anche il celebre poeta Giosuè Carducci, che studiò nella scuola dal 1849 al 1852. È probabile che il componimento giovanile di Carducci, intitolato A un geometra, sia proprio riferito a Barsanti. A Firenze, Barsanti resta particolarmente affascinato dall'osservatorio, costruito a metà Settecento sulla sommità del collegio, dal gesuita Leonardo Ximenes e da cui poi prenderà il nome. L'osservatorio ximeniano, specializzato in sismologia e meteorologia e tuttora gestito dai padri Scolopi, è ben visibile dalla nostra scuola. È proprio all'osservatorio ximeniano che nel 1853 Barsanti, in collaborazione con l'ingegnere Felice Matteucci, inventò il motore a scoppio. Barsanti e Matteucci partirono dall'esperimento del 1776 di Alessandro Volta, chiamato pistola di Volta. Un apparecchio costituito da un corpo in vetro o metallo riempito con metano e chiuso alla sommità da un tappo di sughero. Grazie a 2 elettrodi collegati ad una pila elettrica, Volta generava una scintilla all'interno della pistola che provocava la detonazione del metano, facendo schizzare via il tappo di sughero. Grazie all'idea di Volta, Barsanti iniziò a valutare la possibilità di convertire la forza esplosiva del gas in energia motrice, passando quindi da energia termica ad energia meccanica. Fu affiancato da Felice Matteucci, un ingegnere che collaborava con l'osservatorio e con i padri Scolopi. Il primo motore a scoppio fu realizzato nel 1853. Era composto, come già la pistola di Volta, da un cilindro con non più un tappo alla sommità, ma uno stantuffo. Dentro al cilindro entrava una miscela di aria e benzina polverizzata che faceva calare lo stantuffo. Questo poi tornava su grazie all'albero motore, comprimendo la miscela che esplodeva a contatto con una scintilla. Dopo l'esplosione, lo stantuffo veniva respinto verso il punto morto inferiore. Risalendo, faceva uscire i residui della miscela dalla valvola di scarico. Il motore a scoppio, ideato da Barsanti e Matteucci, ha senz'altro rivoluzionato il nostro modo di vivere.
Negli anni del Regio Liceo Galileo, l'evento più notevole è la Prima Guerra Mondiale, finita proprio 100 anni fa. Molte lapidi nell'atrio della nostra scuola sono legate a quella circostanza e a quegli anni. Il professor Giuseppe Picciola, discepolo e amico intimo di Carducci, fu per 6 anni, dal 1906 al 1912, preside del liceo. Viene ricordato con grande affetto per aver saputo tenere accesi il sentimento e la cultura nazionali, essendo lui istriano. Egli insegnava che non per subite e passeggere commozioni, per improvvisi esaltamenti, nobili pure e solenni, si forma la virtù eroica, ma con lunga e paziente abnegazione a compiere, nell'ombra, il dovere di ogni giorno e d'ogni momento, per modesto che sia, e con lente educazioni di umili virtù. Un'altra lapide ricorda Alberto di Ecker Dall'Eco, docente di fisica fin dalla nascita del Galileo, ex garibaldino, che decise di arruolarsi nuovamente a 73 anni, quando scoppiò la guerra, per liberare il Trentino, dove era nato. Così lo ricorderà un professore della scuola. In lui erano come due persone fuse, immedesimate. Lo scienziato nutrito alla scuola severa di Vienna e di Berlino, con metodi rigidi germanici, e l'anima poetica italiana, formatasi nelle tradizioni patriottiche trentine, nelle schiere volontarie di Garibaldi e nella meditazione dei nostri poeti. La lapide più ampia viene dedicata nel 1922 agli ex alunni del Galileo caduti in guerra. Il preside dell'epoca, in occasione dell'inaugurazione, dirà: «Giovani alunni, coloro i cui nomi leggerete in questa pietra vi insegnano molte cose. Ascoltate la loro voce. Essi dicono: amate la patria, servitela, onoratela. Amate pure la vostra scuola, questa più piccola patria, dove si forma e si nutre la vostra mente, ove matura in ciascuno di voi un cittadino che sarà utile alla patria più grande. Amate la vostra scuola, rispettatela, onoratela. Essa ne ha il diritto». A qualche metro di distanza un'altra lapide ricorda alcuni docenti morti tra il 1912 e il 1922. L'intrecciarsi dei destini di alunni e insegnanti è voluto dalla comunità scolastica dell'epoca. Marguerite Hack nacque a Firenze nel 1922 in via Caselli, presso Campo di Marte, che allora era un'area verde e ospitava un campo di aviazione. A 5 anni si trasferì in via Ximenes, frequentando assiduamente il giardino del Bobolino, dove a 11 anni conobbe Aldo De Rosa, suo futuro marito. Dopo le elementari, Marguerite Hack si iscrisse al Galileo, frequentando il ginnasio e poi il liceo. A scuola non c'era una materia che le piacesse particolarmente, non sopportava latino, italiano e soprattutto storia, poiché pensava che si trattasse solo di imparare dati ed eventi a memoria. Le uniche materie che la interessavano erano matematica e fisica, mentre filosofia era la sua bestia nera. Ma così mediocre, studiavo abbastanza volentieri, ma senza pretendere d'essere super brava. Mi bastava di prendere il 6 o 7. Sapevo i miei facevano sacrifici per farmi studiare, quindi studiavo, dovevo passare. Lack racconta che ai suoi tempi gli studenti del Galileo usavano entrare da una porta della chiesa di San Giovannino ed uscire dall'altra, come rito propiziatorio per non farsi interrogare. In terza liceo, alla vigilia della maturità, Lack rischiò di essere espulsa dal Galileo e da tutte le scuole del regno per le sue idee antifasciste, ma venne solo sospesa. L'ingresso dell'Italia in guerra nel giugno del 40 fece sì che l'esame venisse abolito, per cui l'AC non lo sostenne mai e fu promossa con la media dei voti dell'ultimo anno. Quando mi sono iscritta non avevo nessuna idea di cosa avrei fatto, anzi mi iscrissi a lettere e ci stetti un'ora sola, perché avevo molta facilità per scrivere e i miei pensavano che forse avrei fatto la giornalista. Ma dopo un'ora di lezione di De Robertis, che era un famoso professore, scriveva sempre sulla terza pagina del Corriere della Sera, mi venne una gran barba e capì che avevo sbagliato strada. Mi ricordai che la materia mi piaceva di più era la fisica e mi iscrissi a fisica. E a fisica mi sono trovata sempre molto bene. Ho studiato molto più volentieri che al liceo.
Giovanni Spadolini nacque a Firenze nel 1925 in via Cavour. L'edificio e la villa di famiglia Pian dei Giullari sono oggi le sedi della Fondazione Spadolini. Spadolini fu uno studente brillante sin dalla più tenera età. Nel 1935 si iscrisse al Galileo, dove studiò fino al 1943, frequentando prima il ginnasio e poi il liceo. A scuola la sua materia preferita era italiano, mentre greco e matematica lo facevano un po' penare. Spadolini ricorda così i suoi anni al Galileo, trascorsi nelle gloriose librerie di Via Martelli, come lui le chiama. Quel tratto di Via Martelli, 8 anni della mia vita, dal 1935 al 1943, dominati da quella strada e da quelle insegne e da quei frammenti di vita. E poi, dopo il cupo edificio scolastico che ospitava il liceo ginnasio Galileo, antico convento laicizzato dalla destra storica e conservato con tutte le oscurità e i misteri della tradizione ecclesiastica, la prima libreria in cui si sia scontrata la mia adolescenza curiosa e cercante, cioè quella libreria Giorni, che ho tante volte evocato nei miei scritti, punto d'incontro, lo scantinato umido e difficilmente accessibile, con i libri di Gobetti e di Salvemini e con l'edizione Bocca e con quelle di Corbaccio e con la produzione letteraria e politica del primo venticinquennio del secolo. E poi le altre librerie di Via Martelli, Petrae, raffinato ed elegante, poco dopo Giorni, davanti la libreria Beltrami, la più aggiornata, la più alla page, che era il luogo di conversazione per gli scrittori toscani dominanti in quella stagione letteraria. Ricordo di aver visto dalla vetrina Papini, Palazzeschi, Soffici, Lisi. Le grandi personalità incontrate negli anni di frequentazione di Via Martelli ispireranno la ricerca storica, il lavoro giornalistico e la vita politica di Spadolini.